nella tua sequel, nel featuring con Ashley, tu dici non c'è nulla di male a fare un flop se poi ti sai rialzare come un boss. La carriera di ogni artista è fisiologicamente fatta di alti e bassi. E sei giovane, ma nel corso della tua ancora breve carriera hai avuto dei momenti difficili, hai avuto delle fasi in cui hai messo in discussione il tuo fare, il tuo essere? Tantissime volte, anche un po' a livello di atteggiamento forse, o di carattere. Ci sono state tante volte in cui mi sono domandato se davvero fossi fatto adatto per questo, per questo genere, per certe dinamiche, eccetera, eccetera. E in particolare ti ricordi qualche momento specificamente giù? Sì, guarda, è stato anche un... piccola delusione per me stesso, perché abbiamo rilasciato questo Jimi Hendrix 2020, io e Henry Datemaker, producer, abbiamo creato questa saga in cui abbiamo mischiato il mio nomignolo, che da Jaime diventa Jimmy, e il suo nome, che da Henry diventa Hendrix, per fare questa sorta di freestyle, accompagnati da video musicali che hanno una grande componente recitativa. E questo video e questa canzone, sinceramente, nonostante la saga fosse per i miei fan, diciamo, una di quelle cose che più gli interessano, non è riuscito ad incontrare il pubblico. E quindi è stato un po' triste, perché ho detto, cavolo, pensavamo che stavamo facendo una cosa molto grossa, un po' all'americana. Un video da 11 minuti, con le parti cantate, recitate, tutto studiato nei minimi dettagli, evidentemente. Non serve tutto questo ambaradam a volte per arrivare